ultimi aggiornamenti della regione. Ristoranti e bar di Bologna schiacciati dal virus. Trasporti, passeggeri in calo su treni e taxi. Mobilità limitata in città. Si viaggia solo con l'autocertificazione. Fico chiude. Richiesti fondi di solidarietà. Per l'OMS è pandemia, servono misure più severe. Primaria USA, Joe Biden a un passo dalla vittoria. Benvenuti al GR in cronaca. In studio Francesco Mazzanti. Apriamo con l'emergenza coronavirus, le novità sugli ospedali e gli ultimi aggiornamenti della regione sulla diffusione del Covid-19 in Emilia-Romagna. Gli ospedali di Bologna continuano a organizzarsi per far fronte all'emergenza, lo ha comunicato ieri la regione durante l'aggiornamento quotidiano sulla situazione coronavirus. Da domani il Bellaria diventerà il primo ospedale regionale Covid-19. Saranno 29 in tutto i posti dedicati alla terapia intensiva. Entro la prossima settimana, fuori dal pronto soccorso del Sant'Orsola, verrà inoltre creata un'area presmistamento per isolare i casi sospetti. Veniamo ai numeri, sono 1739 i casi positivi in Emilia-Romagna, 206 in più rispetto a due giorni fa. Si registra un aumento di circa il 13%. I guariti di ieri, invece, sono 38. Secondo Viale Aldo Moro, la maggior parte delle province presenta dati stabili, 108 i casi a Bologna, che comprende anche la zona di Imola. A preoccupare le autorità sono invece le province di Piacenza, 664 casi in tutto, e di Rimini, dove i contagi registrati sono 245. La regione comunica anche il numero dei decessi, 113 in tutto. Nella giornata di ieri sono morte 27 persone, 22 uomini e 5 donne. La maggior parte aveva patologie pregresse. Da questa mattina fino al 25 marzo sono in vigore le misure del decreto annunciate ieri sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Stop a tutti gli esercizi commerciali come parrucchieri, centri estetici, ristoranti e pub. I servizi bancari, postali, assicurativi, le edicole e i tabacchi restano invece aperti, così come le fabbriche, purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie. Gli effetti della pandemia sull'economia locale non hanno tardato a farsi sentire. La ristorazione è al collasso. Perdite di fatturato mai viste prima, personale dimezzato e paura per il futuro. Il servizio di Medea Calzana. Ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie e pub stanno accusando il contraccolpo delle misure prese per contenere il contagio da coronavirus. Gli ultimi provvedimenti del governo ora prevedono la chiusura totale degli esercizi commerciali. Molti ristoratori però già nei giorni precedenti avevano deciso di non aprire sia per prevenire il contagio sia per la vertiginosa diminuzione della clientela. La preoccupazione nel settore però è altissima, una crisi mai vista prima. Molti i colleghi disperati, dice il famoso chef del ristorante Il Cambio, Massimiliano Poggi, che continua. Alcuni hanno perso anche l'80% del fatturato e la preoccupazione è riuscire a mettere i dipendenti in cassa integrazione. La paura del virus ha colpito anche i tassisti e le ferrovie, passeggeri in netta diminuzione. Intanto, per contrastare il contagio, gli autisti dovranno indossare guanti e mascherine. Ce ne parla Bruno Cosentino. Situazione difficile per i trasporti a causa del coronavirus, tra passeggeri in calo e misure sanitarie per evitare il contagio. A farne le spese sono le ferrovie, ma soprattutto i tassisti. Nelle ultime due settimane abbiamo perso il 50% dei clienti, afferma il presidente di Cotappo, Riccardo Carboni, aggiungendo che la percentuale è destinata a crescere dopo l'estensione della zona rossa a tutta l'Italia. Drastico calo anche per Sacca Bologna, che all'inizio del mese di marzo ha visto una riduzione dei clienti dell'80% nell'ambito del noleggio con conducente. I tassisti, inoltre, dovranno dotarsi di mascherine e guanti e igienizzare i propri veicoli per contrastare la diffusione del virus. Su questo punto il presidente di CAT Bologna, Giordano Pedrucci, chiede maggiori tutele per gli autisti, auspicando che la misura valga anche per i passeggeri. Dopo le ultime modifiche al decreto per contenere il contagio ci sono anche forti limitazioni alla mobilità. Necessaria un'autocertificazione per spostarsi. Controlli sulle strade, in stazione e all'aeroporto. I dettagli nel servizio di Marcello Conte. Anche a Bologna, come nel resto d'Italia, sono in vigore da martedì 11 marzo le limitazioni alla mobilità per fronteggiare la diffusione del coronavirus. La direttiva è quella di evitare gli spostamenti. Fa eccezione solo chi si muove per lavoro, per ragioni di necessità, per motivi di salute o per rientrare al proprio domicilio. Fino al 3 aprile, a chiunque entri o esca dalla città, dunque, potrà essere richiesto di presentare il modulo con cui dichiari di essere in viaggio per una delle quattro ragioni contemplate. La Polizia Stradale ha disposto controlli fissi e dinamici presso i caselli autostradali.
controlli sistematici anche per chi parte dalle stazioni e dall'aeroporto Marconi, dove i passeggeri sono sottoposti anche alla misurazione della temperatura corporea. E parliamo adesso di economia, perché la pandemia costringe FICO a chiudere momentaneamente i battenti e a chiedere aiuti statali per i propri lavoratori. Aperto un tavolo con i sindacati. Ce ne parla Silvia Rizzetto. Il parco agroalimentare più grande del mondo si è arreso, per ora. I provvedimenti sanitari adottati per fermare l'avanzata del coronavirus hanno fatto calare del 70% il fatturato di FICO Italy World, che ha deciso così di chiudere i battenti fino al 3 di aprile. I visitatori non possono entrare, ma prosegue l'attività amministrativa, delle colture e degli allevamenti. La di Tiziana Primori non si ferma e pensa in grande, un piano di rilancio, in cui saranno protagonisti i turisti, il punto di forza della struttura. La crisi economica attuale, tuttavia, reca a FICO un nodo da sbrogliare, sostenere le spese per gli stipendi dei dipendenti. FICO ha bisogno di finanziamenti, che siano statali o regionali, poco importa. Secondo l'AD, i fondi arriveranno a breve. Se ne sta discutendo in questi giorni con i sindacati, che chiederanno all'assessore comunale al lavoro Marco Lombardo l'attivazione di un ammortizzatore sociale. Molto probabile l'ottenimento del FIS, il Fondo di Integrazione Salariale. I sindacati si batteranno affinché le coperture vengano estese fino alla fine della quarantena. Il coronavirus è ormai ufficialmente un fenomeno mondiale. A conferma di ciò è arrivato l'annuncio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che lo ha definito una pandemia. L'OMS ha poi annunciato in serata gli ultimi bilanci su diffusione, contagiati e decessi. I dettagli con Caterina Maggi. Covid-19, questo è il nome del coronavirus asiatico, è ufficialmente una pandemia. A dare l'annuncio in pomeriggio di ieri è stato il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che però dichiara: è una pandemia, ma è anche la prima pandemia della storia che possiamo sconfiggere. Paesi come l'Italia hanno già attuato forme di contenimento molto efficaci e virtuose, ma serve che tutti si adoperino per evitare la diffusione del contagio. E mette anche in guardia dalle fake news circolanti su possibili cure sia farmaceutiche che casalinghe. Ribadiamo quanto già dichiarato sul sito dell'organizzazione. Antibiotici e terapie casalinghe non servono né a tutelarsi dal contagio né a guarire dalla malattia. I casi registrati ieri nel mondo sono saliti a quota 115.800, con oltre 4.200 morti su tutto il pianeta, più di 3.100 solo in Cina. Allarme a Seoul, dove un focolaio ha riportato in salita il trend dei contagi, registrati nella giornata di ieri i primi casi in Turchia, Honduras e Bolivia. Salgono così a quota 112 i paesi colpiti dall'epidemia di coronavirus. Intanto sono 827 le vittime italiane di Covid-19 su 12.462 casi di contagio. Da registrare anche il dato positivo dei guariti, 1.045, di cui 41 solo nelle ultime 24 ore. L'appello di medici e infermieri è di continuare a restare in casa e limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari. Parliamo ora di politica USA, perché alle primarie democratiche nuova affermazione per Joe Biden, ormai a un passo dalla sfida a Trump. Sentiamo Alessandro Arena. Michigan, Mississippi, Missouri, Idaho. Un poker che avvicina sempre di più Joe Biden alla sfida presidenziale di novembre. Delusione per Bernie Sanders, che conquista North Dakota e Washington, ma registra un crollo nei consensi rispetto alle primarie del 2016, poi perse contro Hillary Clinton. Per Biden, altro successo importante dopo il Super Tuesday, in cui aveva ottenuto 9 stati su 15. Una rivincita contro chi lo dava per spacciato dopo le 3 sconfitte iniziali. Ad oggi l'ex vice di Obama conta 826 delegati contro i 666 di Sanders. Il numero minimo per vincere le primarie Dem è 1991. La prossima settimana si vota in altri 4 stati, Florida, Ohio, Illinois e Arizona. Un appuntamento che per Sanders sa tanto di ultima spiaggia, ma anche qui Biden partirà favorito. E con questo è tutto, vi ringraziamo per averci seguiti, un saluto dalla redazione di Incronaca.